Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Siamo sulla notizia che sul sito della Regione Abruzzo sono già disponibili il bando, gli allegati per sottoscrivere i contratti di sviluppo locali nelle aree di crisi della Regione Abruzzo, Val Vibrata, Val del Tronto, Piceno, Val Sinello, Val Pescara. Il bando, che ha una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro, disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per concedere le agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali rilevanti per rafforzare la struttura produttiva della Regione Abruzzo. È stato arrestato e poi rilasciato ieri in Venezuela il giornalista aquilano Gianfranco Di Giacomo Antonio, mentre filmava una manifestazione di piazza. A fermarlo e portarlo in caserma è stata la polizia nella città di Maracay, dove era in corso una delle tante proteste contro la politica del governo chavista di Nicolás Maduro. Ore di angoscia per la famiglia, che poi ha dato la notizia della liberazione sul sito di informazione Abruzzo 24 Ore diretto dal figlio Luca. Si intitola Tecniche di polizia scientifica applicate alle indagini sui casi di avvelenamento della fauna selvatica, il corso che biologi, veterinari e agenti di polizia della Regione Andalusia e della Guardia Civil, terranno all'Aquila dal 5 al 7 marzo al personale di forestale, polizia provinciale e istituti zooprofilattici. L'iniziativa, inserita nel progetto Life Antidoto, è del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga. Incontri nella sala Fermi dei laboratori del Gran Sasso, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di Fisica Nucleare, scusate, a Sergi. Attesi in migliaia giovedì 27 al santuario di San Gabriele della Dolorata, dove si ricorda la morte del giovane santo avvenuta il 27 febbraio 1862. Alle 6:30 celebrazione del transito di San Gabriele, presieduta dal superiore generale dei passionisti Joachim Rego. Alle 11 celebrazione eucaristica con il vescovo di Teramo Atri, Sua Eccellenza Monsignor Michele Seccia. Alle 18, messa animata dalle parrocchie della forania di Isola. La festa liturgica segna l'inizio dei pellegrinaggi al santuario. Oltre 6.200.000 euro per iniziative ed eventi sportivi e la dotazione finanziaria complessiva della linea di azione che vuole promuovere la competitività turistica del territorio abruzzese attraverso il sostegno alla qualificazione ricettiva e allo sviluppo delle reti di eccellenza. In sostanza sono state attivate due distinte linee di intervento, una per la ristrutturazione e realizzazione di impianti sportivi ed un'altra per l'organizzazione di iniziative di rilevanza regionale ed eventi sportivi di rilevanza extraregionale. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale abruzzese sta valutando con l'avvocatura l'ipotesi di pagare meno di quanto ha fatto la sede pescarese di Piazza Unione, acquistata nel 2006 dalla Camera di Commercio di Pescara per 9.400.000 euro. Sul contratto c'è la firma dell'allora presidente del Consiglio regionale Marino Roselli. L'edificio, si è scoperto, non è a norma dal punto di vista antisismico. Si è concluso il cammino per il riconoscimento dell'IGP Carota dell'Altopiano del Fucino e il regolamento del disciplinare è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Ne dà notizia l'assessore alle politiche agricole della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, che sottolinea come sia ormai in dirittura d'arrivo il procedimento che permetterà ad un'altra eccellenza abruzzese di essere iscritta nel registro delle indicazioni geografiche protette.
Lettera del presidente dell'associazione Archeo Club di Pescara, Giulio De Collibus, al sindaco Mascia dopo il varo del piano del colore dell'arredo urbano. De Collibus lamenta che le proposte dell'Archeo Club, inviate a luglio 2010, non sono mai state prese in considerazione. De Collibus ricorda anche le varie richieste di incontro avanzate nel tempo e suggerisce che, oltre al piano approvato, ce ne sia un altro per contrastare quello che definisce l'imbrattamento selvaggio della maggior parte dei muri della nostra città. Tutto pronto per la seconda edizione di Anteprima Montepulciano d'Abruzzo, in programma dal 1 al 3 marzo 2014 nel centro espositivo della Camera di Commercio di Chieti, in via Fratelli Pomiglio. La manifestazione è stata presentata stamattina, 53 gli stand espositivi con 49 aziende vitivinicole partecipanti alle varie iniziative, presenti con uno stand il consorzio di tutela di OCG Colline Teramane, il movimento turistico del vino, l'associazione Donne del Vino Abruzzo e l'Enoteca regionale d'Abruzzo. Si terrà sabato presso la Sala Tinozzi della provincia di Pescara in Piazza Italia l'incontro sul tema strategie di rete e nuova geografia industriale regionale, il successo di Abruzzo 2015, organizzato da Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Abruzzo. Ci saranno il vicepresidente della Regione, Alfredo Castiglione, il presidente di Abruzzo Sviluppo SPA, Giuseppe Cetrullo, il direttore generale di Abruzzo Sviluppo SPA, Riccardo Bertazzo, e diversi soggetti protagonisti di contratti di rete beneficiari del programma Abruzzo 2015. È sempre il 1 marzo, ma alle 15.30, quindi sabato, presso la struttura Oasi dello Spirito a Montesilvano Colle, sul tema «La Chiesa in uscita è una Chiesa con le porte aperte», come scrive Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, ci sarà il quarto convegno delle aggregazioni laicali dell'Abruzzo e del Molise, promosso dalla CRAL della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana. Ci sarà Ernesto Olivero, fondatore del CERMIG, Arsenale della Pace, e saranno presenti i vescovi della CEAM con il saluto di Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana, e di Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spina, delegato CEAM per il laicato. Verso la Pasqua, catechesi di tre vescovi è l'iniziativa che, nel 50° anniversario della Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Pescara, è stata messa a punto dai missionari oblati di Maria Immacolata. Primo appuntamento sabato 15 marzo alle 19 con Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso Larino, sul tema «La fede del Samaritano». Siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 8 a 9 gradi e venti deboli. Domani si prevedono nubi sparse con temperature da 4 a 15 gradi e mezzo e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Vi ricordiamo in chiusura che la nostra emittente Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, è in onda sugli 87,6 MHz su www.radiosperanzapescara.it ed è presente anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.